Un Piacenza che avrebbe meritato di vincere, ma il pari con l'Imolese dimostra i pregi e difetti di questa squadra. Già, perché se tu giochi per gran parte della partita nella metà campo dell'Imolese e hai solo due grandi occasioni, una con Paponi e una con Nico, è ovvio che qualcosa manca. Ma i limiti di questa squadra ormai li conosciamo. Dal punto di vista dell'organico non riusciamo a trovare una seconda punta che possa giocare di fianco a Paponi, e dal punto di vista invece tattico, una squadra che anche oggi ha messo in mezzo tanti palloni in cui eravamo sempre in inferiorità in area. A questo punto il primo posto è una chimera, questa squadra non ha più la scimmia sulle spalle di dover ripetere il campionato dell'anno scorso, perché è praticamente impossibile. La squadra adesso può essersi liberata di questo obbligo, ma è una squadra che deve fare punti e risultato per cercare di arrivare nei playoff nella situazione migliore. A cominciare da domenica, quando ci sarà un derby molto importante, in quella di Reggio, dopo più di 20 anni il derby manca, una partita che il Piacenza deve cercare di vincere, perché proprio questa scintilla potrebbe ridare una mano a tutto l'ambiente.